Quindi mi pare che la crisi di Acre sia un po', come dire, un'autobiografia della città e della comunità provinciale. So che è un'affermazione forte questa, però mi pare di poterlo dire. La grande responsabilità degli ultimi anni, certo, poi io non voglio dilungarmi troppo per le ragioni che ho detto prima, perché è importante affrontare il futuro di Acre più che il passato, però è importante ricordarsi il passato per avere memoria storica di quello che è successo e per evitare che accada ancora, e soprattutto che i responsabili paghino, siano chiamati a pagare, altrimenti qua c'è solo il capo espiatorio che paga per tutti e tanti saluti. Non dovrebbe essere così. Quando è nata la grande Acam, questo è l'inizio della tragedia, cioè la conclusione della tragedia di Acam, quando è nata la grande Acam nel 2005, cioè si è deciso di formare una holding con tante società satelliti, no? Nell'entusiasmo generale della comunità, perché si aprivano 150 poltrone da assegnare, no? Tra presidenti, amministratori delegati, consiglieri, revisori dei conti, una grande abbuffata. Ecco, la grande Acam all'inizio è stata una grande abbuffata per i partiti, no? Tutti contenti, mentre gli altri, le altre piccole multi utility si aggregavano, cercavano veramente di mettersi insieme alle altre per avere una forza, un bacino d'utenza maggiore per ottimizzare i servizi, Acam decideva di restare nel suo splendido isolamento, no? Aveva disdegnato tutti i matrimoni, no? Che gli si erano prospettati, aveva aumentato il suo core business, non si limitava più a quel punto a gestire bene, no? Il gas, l'acqua, i rifiuti della sua comunità, ha cominciato a sbizzarrirsi in attività che non erano assolutamente di sua competenza e non c'erano veramente neppure competenze in grado di gestirle. Ha cominciato ad esempio a occuparsi delle mozzarelle di bufala del Volturno, no? Perché ha partecipato a una società del sud, no? Poi è diventato azionista di tantissime altre società in mezza Italia e addirittura non si è fatta mancare neppure, no? Per consentire ai suoi dirigenti di girare l'Europa, di diventare azionista di una società che gestiva una discarica in Polonia. Non aveva le discariche alla Spezia per i rifiuti e gli spezzini, ma andava a gestire le discariche in Polonia. Poi si è occupato di telecomunicazioni con effetti disastrosi, che l'abbiamo visto poi quando ha dovuto vendere queste azioni, non valevano più niente, quindi è stata un'operazione al ribasso, drammatica. No? Perché non hanno mai fatto le aggregazioni? Cioè l'hanno deciso quando ormai era troppo tardi. Le aggregazioni si fanno quando la società è in salute, non quando è in crisi. Quando è in crisi si subisce, no, la computazione di altre società, no? E Pagano, che era il sindaco allora, insomma, gli anni in cui le aggregazioni si facevano in Italia e non si pensava di farlo alla Spezia, il sindaco era Pagano, cioè il sindaco del primo comune azionista. Pagano ha sempre rifiutato ogni aggregazione, secondo le testimonianze che ho raccolto nella mia inchiesta. Lui però in questi anni ha sempre sostenuto che lui era convinto che si dovesse fare l'aggregazione, ha cercato di farla, ma ha avuto dei nemici, no, che lo hanno bloccato e non è riuscito a farla. Ma non ha mai fatto i nomi però di questi avversari che erano contrari all'aggregazione. E trasparenza vorrebbe che li facesse per capire veramente chi sono quelli che hanno deciso che Acam dovesse fallire, perché quello è stato l'inizio graduale, lento, del fallimento di Acam. Lui ha sempre spiegato questa cosa col radicamento territoriale. Chi era contrario, ha sempre detto Pagano, chi era contrario alle aggregazioni era perché voleva il radicamento territoriale, temeva che poi le decisioni fossero prese altrove, eccetera, eccetera. Che è un obiettivo, come dire, nobile questo, no? Però declinato dai partiti significa pilotare le assunzioni, gli appalti, le consulenze, eccetera, come è stato in Acam. Quindi Acam, la grande Acam è la storia soprattutto delle aggregazioni mancate, ma la grande Acam è anche tante altre cose. Mi sono fatto uno schemino perché sono tante le cose, voglio solo dire le più importanti sinceramente, ma nei giorni scorsi è uscito un articolo tra l'altro sul giornale locale di un vecchio amministratore, quando l'Acam era una piccola cosa ancora, una piccola rana ancora, è Dante Pellistri, che è stato presidente di Acam fino al 1991, e lui ha detto: io mi meraviglio delle cose che stanno succedendo adesso, ma quando io ho lasciato Acam, ero presidente, l'Acam aveva come risparmi in banca 5 miliardi e ogni anno rastrellava diverse centinaia, ovviamente di lire, di vecchie lire, centinaia di milioni di interessi. No, non so come sia potuto accadere tutto questo. No, si meravigliava, ma allora ai suoi tempi l'Acam appunto aveva ancora meno di 300 dipendenti, no? Quando poi ne ha avuti 1000, io ricordo che Giorgieri fu il primo a dire, non so se te lo ricordi Ferdinando, a dire: ma come, abbiamo più di 1000 dipendenti, ma nemmeno l'AMGA di Genova, che ha un bacino enorme, no, nettamente superiore a quello di Spezia, ha un numero di dipendenti così alto.
Noi invece ci siamo permessi questo. Per quello poi Tortora è stato costretto, a fronte di questa rana che è diventata un bue, un gigante, una gazzella che si trasforma in un elefante, poi è appesantita dai debiti, deve per forza trovare altre fonti di reddito. Non basta più il fatturato di 220-230 milioni l'anno, servono altre entrate. E allora per quello che Tortora, no, con la sua, come dire, logica creativa, no, aveva individuato altre strade per cercare di fare entrare soldi nelle casse di Acam, anche ad esempio fondare una società, costituire una società che andasse a leggere i contatori, no, nelle città italiane, nelle altre città italiane. L'Acam era incapace di leggere i contatori nella città, perché sono più di un numero spropositato, adesso non lo ricordo con esattezza, ma credo che siano 20.000 gli spezzini che non pagano le bollette dell'acqua, perché i contatori sono nascosti, sono vecchi, sono nei sottoscale, eccetera, e nessuno li va a cercare. No? Quindi già un piccolo paradosso era questo. Certo, c'è da dire a giustificazione dei comuni che l'ACAM ha fatto anche da grande ammortizzatore sociale. Quando l'Arsenale ha smesso di fare assunzioni, no? E quindi c'erano situazioni di emergenza sociale, la Termomeccanica, la Teli, ricordo, quando c'erano lavoratori senza lavoro, e l'ACAM se ne faceva carico, ne ha assunti tanti di lavoratori. E questo sinceramente, certo, poi dobbiamo vedere quando una società diventa un SPA, si confronta veramente sul mercato, deve valutare anche queste cose, no? se sono veramente, come dire, compatibili con il mercato. L'ACAM non l'ha fatto, però questa, come dire, è una nobile funzione che ha avuto, no? La Croce Rossa delle emergenze sociali in effetti l'ha svolto questo ruolo, però i comuni non si sono limitati a questo. Cosa hanno fatto i comuni? Intanto l'hanno caricata, no? Gli hanno scaricato tutte le gestioni disastrose che avevano, gli acquedotti scassati che perdevano acqua, i depuratori che non funzionavano, li hanno tutti caricati sull'acqua, hanno dovuto fare investimenti, no, per cercare di rappezzare questo materiale, no, questo patrimonio che era proprio ridotto a brandelli. E poi cosa hanno fatto? Poi l'hanno utilizzata non solo per le assunzioni, ma anche addirittura si facevano asfaltare le strade da Acam. Acam è arrivato al punto di asfaltare le strade per i comuni. Non solo, nei contratti di servizio che i vari comuni stipulavano con Acam, questi contratti consentivano ai comuni di pagare il costo, di pagare i servizi sotto costo. Il comune di Sarzana, ad esempio, aveva un contratto di servizio che gli consentiva di caricare sull'Acam, no, 1.800.000 euro l'anno, il comune di Lerici 1 milione. Questo cosa significava? Che i comuni riuscivano a strappare condizioni di maggior favore, quindi salvavano i loro bilanci, ma innescavano una bomba a orologeria nei bilanci dell'Acam, che poi puntualmente esplose. E quindi la grande Acam è diventata il grande debito. Il grande debito che adesso porta Acam, ha portato ormai da 10 anni che Acam è commissariata dalle banche. È commissariata dalle banche. Io ho parlato con qualche esponente delle banche, e tra l'altro si erano anche lamentati, ad esempio, questa è una delle scelte sbagliate che ha fatto Acam, l'ultima amministrazione, quella di Federici, quando hanno deciso di prendere Strozzi. Strozzi era stato chiamato a fare l'amministratore delegato per consentire il matrimonio tra Acam ed Era. Ovviamente hanno deciso di fare questa cosa a cose ormai nelle condizioni peggiori, quando ormai Acam stava in crisi, no? Non aveva i bilanci assolutamente disastrati. Già nel 2003 i debiti erano il doppio del patrimonio di Acam, nel 2003, cioè 2 anni prima della grande Acam, no? Quindi la situazione poi è degenerata. Quando hanno deciso di cercare un accordo con Era di Bologna, era troppo tardi. No, addirittura il sindaco di Parma, io ricordo, questo è un fatto gravissimo, il sindaco di Parma, prima di dare vita ad Enia, la società, la municipalizzata, la società Multiutility, che ha messo insieme il comune di le piccole società tipo Acam di Parma, di Reggio Emilia, di Piacenza, aveva chiamato Spezia, il sindaco di Spezia era pagano, ha detto: ci mettiamo insieme, facciamo una società che possa reggere la concorrenza, visto che il mercato si liberalizza, abbiamo bisogno di grandi numeri, no, o di numeri meno piccoli per cercare di reggere il confronto col mercato. Il comune di Spezia ha detto di no, non era disponibile. Enia nel frattempo è nata, ha fatto l'accordo con Iride di Genova, e adesso hanno formato la IREN, è una società quotata in borsa che funziona bene. Per dire loro come sono andati avanti gli altri, anche le piccole città e le piccole società, e come siamo rimasti indietro noi con questo debito. Cioè, questa è una colpa gravissima dei comuni, veramente. E quindi ora siamo commissariati, anche gli investimenti sono decisi dalle banche. L'ultima volta che ho parlato con Garbini era avvelenato, ricordo che mi diceva: sai, nel 2011, il bilancio del 2011,
il piano degli investimenti l'hanno deciso le banche, perché hanno deciso di investire 18 milioni nel gas, 15 milioni nell'acqua e soltanto 1 milione nell'igiene ambientale. Noi abbiamo il gasone di sport, insomma la città vive questa cosa come un dramma, dovremmo investire di più, non ce l'hanno permesso le banche hanno deciso questo, quindi questa è la situazione in cui ci troviamo. E ora purtroppo l'ACM sul mercato con gli asset che sono in vendita, tranne quello dell'acqua, deve confidare nei privati per cercare di avere un futuro. La cosa più drammatica, più amara, ecco, e qui concludo, mi sembra proprio questa, una società pubblica, interamente pubblica, che poteva dimostrare che il pubblico non è sinonimo sempre di lassismo, di inefficienza, di clientela, è stata fallita. Questa forse, ecco, è l'amarezza maggiore che io mi sento di rappresentare.